Buongiorno amici e amiche, buon venerdì 13 novembre 2020. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 17, versetti 26-37. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Quanta gente ha paura di perdere quello che ha, eppure se ci fermiamo a vedere quello che abbiamo veramente, oltre la materia, c'è niente. Ci sono i sentimenti, ma quelli danno una felicità momentanea. E poi c'è lo spirito. Lo spirito è quel soffio di vita che Dio ci ha messo dentro dal momento in cui ci ha chiamati ad esistere. Un giorno la materia si consumerà oppure diminuirà, il nostro corpo deperirà, ma ciò che resterà al termine della nostra vita sarà lo spirito. Sarà esso a salire al cielo, ad andare davanti al Padre. Il resto rimarrà qui sulla terra e non sarà più nostro. Ecco il senso di questo brano. Chi si impegnerà a salvare le cose materiali perderà la vita, perderà lo spirito. Chi invece non si impegnerà ad accrescere o mantenere la materia, ma piuttosto si impegnerà ad alimentare lo spirito, questi avrà trovato quella gioia e quella pace che lo farà sentire più vivo. Anche con eventi impensabili, incomprensibili, dolorosi della vita, Dio ci richiama, ci scuote dal torpore delle nostre inutili certezze materiali. Il Signore ci chiama ad ammirare la bellezza dell'esistenza, uscendo da noi stessi, e ad ampliare gli orizzonti. Allora devo chiedermi, so riconoscere le mie certezze materiali, quelle che mi fanno sentire bene apparentemente, come si chiamano? Buona giornata a tutti!